What's up skater, sono Vincent e oggi proviamo la tavola di Decathlon. Voi non lo direste mai, ma l'ho pagata 30 euro questa roba, già pregrippata, eh? Lasciate però che ve ne parli mentre vado allo skatepark. Siamo arrivati allo skatepark di Parco d'Ora, uno secondo me dei migliori in Piemonte, ed è un'ottima occasione per testare questa tavola. E intanto io però devo setupparla, perché questa vecchia tavola di Eldorado, che mi è durata tantissimo, è tempo di sostituirla. Però no, non con questa Decathlon. In realtà questa Decathlon la regalerò a uno di voi. Ebbene sì, regalerò questa tavola a uno di voi. Basta seguirmi su Instagram, mettere like e commentare l'ultimo post, che tra l'altro è una line che ho fatto con questa tavola. Quindi, non so, ne vale la pena, credo, no? Con 30 euro che vi regalo, i cazzi. Era onesto però, no? Era onesto. Penso che la lascerò così. Quindi Instagram, link in descrizione, Vincent Morello, commenta con qualsiasi cosa vuoi e ti becchi una tavola praticamente nuova. Perché no? Il grip tape è gripposo. È una 825, non so dove la producano, non credo la producano negli USA, però è legno d'acero, quindi un punto a favore. Ah, e i regali non sono finiti, perché con il codice PUSHING10 su Downtown avete il 10% di sconto su tutto quello che vedete. Vi devo dire. Pensavo peggio, posso dirlo? Al di là dell'aspetto culturale, che è tutta un'altra storia, tecnicamente poteva essere peggio. Poi questo look blank mi riporta un sacco indietro nel tempo, cioè sembra di stare tipo in Skate 3. Poi, per carità, è abbastanza pesantina, quando la guardi ti senti vuoto come la voglia che hai di skatearla, però poteva essere peggio. Per 30 euro poteva essere peggio. Il mio ferro da stiro ha più curve, diciamo che il tail e il pop sono inesistenti. Credo sia anche un po' una scelta, comunque una tavola di questo tipo è fatta per chi inizia. Chi inizia non frega niente quanto sia alto o no il tail o il nose, è basica. Si adatta a chiunque ne abbia bisogno. E poi costa 30 euro, cioè... costa 30 euro! Ora sono curioso di provarla. Sempre, non so se si adatta dalla tavola o semplicemente dal fatto che mi devo abituare. Di certo questo shape non aiuta tanto. Li fai magari con la stessa scioltezza con cui li facevi prima, però li ho fatti, li ho chiusi. Non erano perfetti lì il flip un po' rocket, ma ora il test, la prova del 9. Ultimamente faccio una line solo flat per tenere memoria muscolare e migliorare i trick che ho perso negli anni, che è kickflip, varial flip e poi tri flip. Vediamo quante try ci metto.
serve sta roba che sembra un pagliaccio. Non saranno stati trifli, bilbaletri, quel kick più belli della mia vita. Ho messo relativamente poco. Bisogna un po' sbloccarla, perché va, però bisogna proprio dare di più. Se poppi 10, quella gli può fare 50. Cosa ne pensi di questa tavola? L'avete visto? Sono riuscito a skateare questa tavola. Non è che non ci sia riuscito, anzi, ci ho skateato. Dal momento in cui registro questo video ci ho fatto più sesh e la tavola, come avete visto, è ancora integra. Poppa ancora bene, funziona ancora bene, tiene ancora bene, non si è craccata, non si è cippata. Va, funziona. È una ok tavola. Ha più difetti che pregi, però è ok. Per il suo prezzo non posso far altro che approvarla. Poi, come ho già detto nel video, è piattissima, non ha concave, non ha pop, non ha tail, niente, zero, zero assoluto, meno infinito. Però funziona. E dopo un po' che ci prendi la mano riesci a skatearla e non hai sinceramente paura di romperla. Un po' perché costa poco, un po' perché sembra di skateare il cemento armato, talmente tanto è spessa. Per chi sta iniziando, per chi non ha voglia di spendere soldi, semplicemente non ne ha, non c'è da vergognarsi, ok, prendetela se proprio non potete fare altrimenti. Chiaramente una Eldorado in collabo con Vincent Morello, non vi spoiler niente. Una tavola rinomata è tutta un'altra storia, proprio anni luce avanti, però non... Però ci si skata. Si skate. Sei, dai, sei. Sei super pieno, più. Sober, my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone up. Okay. Fiction, I summon it, dummy. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I saw them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I... È appena arrivato Fede, che sta scrivendo anche lui con una Decathlon ed è successo questo. Bene, ma non benissimo. Lui a dire il vero stava skateando la versione pro di Presto del Dorado per questa sesh. Se sopravvive la regalo a qualcuno di voi. Different you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corpus. So hand me the money, I divvy the pot. I'ma give all of my people a portion of rhythm, a fortune, I'm flipping the ride. I can be mixing with iffy the vibe. And 40 and 50 is really the time. Why are you rolling my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Era Switch! Non l'ho mai provato prima. Prossimo e avessi un minimo di bonk. Show. Yes. Prova la blank, ha deciso. Se Fede ha deciso che skaterà la blank come futura tavola, io ho deciso di farmi male provando un trick che faccio sempre, ma che... Non era proprio il metodo migliore per concludere la sesh, ma vabbè. A parte il fatto che non ho quasi più un'unghia, ma non credo ci teniate a vederlo. Novello, novello. Sono caduto sulle dita, quindi più che altro spero non si siano rotte. Sono vivo e sto bene. Incredibile. È un trick così stupido da skateboarding, va bene così. Comunque, fatemi sapere se vorreste vedere altri video in cui provo altre tavole. So che c'è una versione pro, tra virgolette, di questa, che costa 10-20 euro in più e che è fatta teoricamente molto bene. E oltretutto è quella che stava skateando Fede, quindi vogliamo dargli una try? Fatemelo sapere con un commento, commentando con pro qua sotto.
seguitemi su Instagram e commentate l'ultimo post per vincere questa tavola e rimanere connessi su futuri aggiornamenti. Peace guys, al prossimo video. È più basso, è più facile. Io mi usciva, forse mi ha fatto male, non so, la mezza pena di farsi male.